La panchina rossa si trova sulle colline di Villò, è immersa tra le viti e molto visibile fin dalla strada, ma quando si arriva non si sente il rumore del traffico e ci si può sentire liberi, felici e rilassati. Il percorso per raggiungere la panchina non è molto faticoso, anche se c'è una salita finale un po' ripida, ma ne vale la pena per ammirare la vista pazzesca. L'idea delle panchine giganti appartiene a Chris Bangle, un progettista di auto dell'Ohio che vive in Piemonte. La panchina rossa di Villò è stata sponsorizzata dalle cantine Romagnoli, che si trovano esattamente sotto la collina e che coltivano tutte le viti circostanti. Abbiamo intervistato Giulia, che lavora presso le cantine Romagnoli. Siamo alle cantine Romagnole e facciamo l'intervista alla signora Giulia. Buongiorno. La prima domanda è se la aspettava così la grande panchina rossa? Effettivamente è stata anche più grande di quanto ci aspettassimo, perché proprio non so se ci siete stati, andateci. Ma spessa la grande panchina? Sì, spesso, sia quando sono triste che quando sono Ma contenta. ci va da sola o con qualcuno? Dipende, a volte da sola, a volte con i miei amici. Cosa la colpisce in particolare della grande panchina? Mi colpisce che ogni volta mi fa pensare a qualcosa di diverso. Ogni volta che mi siedo sulla grande panchina penso a qualcosa di diverso. Come pensa che sarà il futuro? Che attirerà sempre più gente e che sarà un'opportunità sempre più bella, sempre più grande di far conoscere la natura e i vigneti anche a chi non li conosce. La panchina rossa è molto grande e per questo è difficile salirci. I periodi migliori per raggiungerla sono l'autunno, perché le viti sono cariche di uva, e la primavera, perché non c'è ancora tanto caldo. Il nostro ricordo più bello è quello di giovedì 21 settembre 2023, quando siamo andati alla grande panchina con la nostra scuola, ed è stato meraviglioso perché abbiamo fatto qualcosa di diverso dalle solite lezioni e abbiamo potuto chiacchierare anche con i compagni delle altre classi. Cosa si prova a stare qua su questa panchina? Io mi sento rallegrato e c'è anche una bella vista e mi sento il sovrano di Vigolzone. Buongiorno, allora per salire su questa panchina è stato difficile oppure no? No, il percorso era facile per me, anche salire sulla panchina, invece per gli altri credo che sarà stato un po' più difficile. Curiosità. La prima grande panchina è stata creata nel 2010, vicino a casa dei coniugi Bangle a Clavesa, in Piemonte. Nel mondo esistono 325 grandi panchine, mentre in Emilia-Romagna ce ne sono 15. Il sito delle grandi panchine si chiama Big Bench Community Project ed è un'iniziativa promossa dal designer di grandi panchine Chris Bangle insieme alla moglie. Attualmente ci sono 40 panchine in costruzione che presto verranno installate nel mondo. Le grandi panchine sono state inventate per aggiungere qualcosa di meraviglioso nel mondo, una cosa che quando le vedi il tuo cervello dice wow!